Salutiamo Palmira, e ci colleghiamo velocissimamente. Abbiamo rubato 2 minuti al collegamento con Nathalie Pisano, con appunto Nathalie Pisano, che è la segretaria dell'associazione radicale di Torino Adelaide Aglietta. Vediamo se ci sente. Pronto Nathalie? Pronto? Pronto? Oh, perfetto, ti sentiamo e ti vediamo perfettamente. Ti mettiamo subito in onda. Certo. Salvatore, Ciao. ti presento Ciao, io non Salvatore ti vedo, Antonio. ma vi Molto lieto. sento. Come scusa? Io non vi vedo, ma vi Ah, sento. Ci perfetto. senti? E noi ti Guarda, vediamo e ti sentiamo ti sento. perfettamente. Allora, Perfetto. innanzitutto, come va? Come stai? Come va a Torino? Cosa succede nell'associazione? Già abbiamo avuto delle anticipazioni in un collegamento con Stefano Mossino dell'altra associazione di Torino, l'Associazione Satirica Radicale. Beh, avete avuto, con un lavoro fatto insieme fra le varie due associazioni, un risultato importantissimo. Vogliamo ricordarlo, Nathalie? Tu sai, ti riferisci al risultato sul riconoscimento delle unioni civili, Esatto, immagino. tra le altre cose, perché so che siete molto, ma molto attivi, quindi questo è stato Sì. l'ultimo in ordine cronologico. Sì, questo è stato un risultato importante, che, come dici tu, è stato ottenuto con la collaborazione di diverse associazioni, l'Associazione Aglietta, l'Associazione Satagra, anche altre associazioni di Torino. Abbiamo contribuito tutti insieme a raccogliere le firme per questa proposta di delibera che è stata discussa. Ed è stata approvata dal Consiglio Comunale di Torino e approvata il riconoscimento finalmente delle unioni civili, che è un risultato estremamente positivo perché nel nostro paese, a differenza di altri paesi, sembra che un argomento di questo genere sia sempre di più tabù, quindi invece a Torino si dimostra essere una città liberale, quindi siamo assolutamente contenti. C'è già stato qualche cittadino torinese che ha chiesto il riconoscimento delle unioni civili nei giorni scorsi, per cui siamo contenti. È il risultato anche di una collaborazione importante, sì. Senz'altro. E invece quali sono le iniziative in cantiere, che avete in cantiere per il futuro? Ma guarda, noi come Associazione Aglietta abbiamo sempre iniziative in continuo. Adesso noi, non so se i nostri ascoltatori, se voi avete seguito, abbiamo fatto una serie di azioni popolari nei confronti di Roberto Cota. Qui in Piemonte abbiamo una situazione un po' particolare perché ci sono una serie di C'è il ricorsi. Esatto, ricorso dell'Abresso, giusto? E non solo. una serie di ricorsi, sì, che potrebbero invalidare le elezioni regionali. Noi in questo ci siamo inseriti qualche settimana fa facendo delle azioni popolari contro Cota e contro il deputato che ormai non è più deputato Gianluca Buonanno. Per incompatibilità fra il loro ruolo di deputati e di consiglieri regionali, per questo accumulo delle cariche, per il rispetto della legalità, insomma, anche noi siamo entrati nella vicenda. L'attività dell'associazione è quotidiana, noi abbiamo fatto un'indagine, stiamo facendo indagini sull'applicazione della 194, quindi sulla RU486, sull'introduzione e l'effettiva utilizzo dell'RU486 negli ospedali piemontesi, quindi abbiamo inviato ad esempio una raccomandata a tutti i 21 direttori delle ASL piemontesi per sapere quali iniziative avessero intrapreso per far sì che le donne piemontesi potessero utilizzare l'RU486 e ci hanno risposto la metà delle ASL, ci hanno detto che hanno già approvato protocolli per l'utilizzo dell'RU486. Il nostro timore era che, anche qui, se avessi seguito la vicenda, il mitico, diciamo così, presidente Roberto Cota, all'indomani delle elezioni regionali, aveva detto che, seguito qualche giorno, no, poi da Zaia, il presidente della Regione Veneto, che per quanto gli competeva l'RU486 avrebbe potuto marcire nei magazzini. Fantastico Quindi, sì, quindi il nostro timore era questo presidente, Nathalie. come? Veramente fantastico questo Veramente presidente. fantastico questo presidente. Farebbe Pensate, diventare verde di rabbia, dice. sì, beh, lui sarebbe contento, ma se pensate che questa è la prima sparata ufficiale dopo essere diventato presidente, insomma, avevamo qualche timore che i direttori delle ASL magari potessero avere delle remore nell'introduzione dell'RU486, invece, insomma, la situazione è abbastanza positiva, volendo vedere il bicchiere Ecco, mezzo Nathalie, sul pieno. piano formale, quali sono le contestazioni rispetto all'elezione di Cota, no? Sul piano formale, sono su Allora, vari guarda, piani, giusto? certo, ci sono stati dei ricorsi sulle liste presentate in appoggio a Cota, ci sono stati ricorsi dei Verdi, ricorsi
dell'UDC per delle irregolarità nella presentazione delle liste Skanderbeg, delle liste consumatori verdi-verdi. In più c'è un ricorso presentato contro la lista dei pensionati per quota di Michele Giovine, che tra l'altro è accusato anche di avere presentato le firme false per l'accettazione di candidatura, quindi c'è in piedi anche un'indagine da parte del Tribunale. Il TAR si è già espresso e, se avete seguito le vicende degli ultimi giorni, ha chiesto il riconteggio delle schede legate alle liste appunto contestate, per cui il Presidente Cota ha chiesto che anche il Consiglio di Stato si esprimesse. Il Consiglio di Stato gli ha dato torto e quindi ci sarà il riconteggio di queste schede. Natalì, quante erano le schede? Scusami, una 15.000? Qualcosa del genere? 15.000 schede, esatto. Si verificheranno appunto se i voti, quali saranno i voti andati direttamente a Cota e quelli invece andati alle liste. Quindi il riconteggio ci sarà nei prossimi giorni, mi pare che ci sia un mese. Appunto per il riconteggio e vedremo che cosa succederà, però è ovvio che la situazione insomma è un po' in bilico, Cota teme, diciamo così. Ci sembra una di quei casi che ricordano le famose elezioni americane del 2000, quelle dove ci fu la Florida, quella contea della Florida tra Bush Un po' la e quelle situazione è quella, sì, un po' la situazione è quella, vedremo quale sarà il risultato del conteggio, la decisione del TAR, e poi appunto c'è in piedi questa indagine anche del Tribunale di Torino sulla Senti, presentazione Natali, del. ti faccio una domanda strettamente torinese. Cosa è rimasto di quel, no, sappiamo che Chiamparino era considerata un po' la punta di diamante di quel cosiddetto partito dei sindaci, no? Di quei sindaci di centrosinistra che si proponevano ambizioni riformatrici rispetto al clima più paludato della politica di centrosinistra. Cosa è rimasto? Cioè, Chiamparino gode ancora di consensi, la figura si è un po' logorata. Com'è lo stato di salute attuale Ma sai, Chiamparino è una figura molto forte, della. gode chiaramente di consensi. L'anno prossimo ci saranno tra l'altro le elezioni comunali a Torino, tra l'altro il nome di Chiamparino è anche uno dei nomi, forse il nome che viene fatto nel caso in cui ci fosse un ritorno alle elezioni regionali qui in Piemonte. La Bressa ha già detto che non si presenterebbe e Chiamparino potrebbe essere uno di quei nomi su cui puntare, perché comunque è una figura estremamente forte, soprattutto Certo, Torino. certo. Provincia, e Torino e provincia sono quelli determinanti poi nelle elezioni regionali perché insomma, la circoscrizione è più grossa, quindi comunque gode sicuramente di una figura forte, quindi sì. Poi certo lascia una città, scade il mandato, alcuni dicono con un debito esagerato, che ha puntato su alcune cose e non ha puntato su altro, poi sicuramente il nodo della Fiat di questi giorni gli creerà dei problemi perché come sapete, appunto, la Fiat Mirafiori ha deciso di trasportare una linea di montaggio in Serbia. Ieri o l'altro ieri, insomma, Marchionne è stato ringraziato da Obama, però Torino ha il tema di capire se come riuscire a trattenere comunque la centralità della Fiat nella città, perché la concorrenza di Detroit, insomma, è forte. Il Sì. governo dovrebbe quantomeno trovare una soluzione per evitare che la Fiat delocalizzi del tutto la produzione, quindi Chiamparino deve fare comunque i conti anche con questo. Quello è un tema di prima grandezza, no? Beh, certo, un tema di prima grandezza che potrebbe anche riscrivere la contrattazione sindacale, insomma, Certo. comunque è un tema di cui anche la città e anche Chiamparino si deve fare carico, quindi questo, insomma, vedremo se la Ne parlavamo in apertura. Ne parlavamo in apertura anche con Alessandro Massari, che dava il suo taglio, diciamo, alla cosa, certo. insomma, una riscrittura anche dei rapporti tra una certa imprenditoria, la politica, eccetera. Certo, E ti volevo chiedere un'altra cosa, forse è prematuro ovviamente. Hai parlato di elezioni comunali del 2011, i radicali pensano a una presentazione, una lista. Mi rendo conto che magari è un attimino presto per parlarne. ma sai, è un po' presto effettivamente, però è vero che già ci sono, se ne parla, ovviamente, già ci sono Ricordiamo che i punti. radicali ebbero anche un candidato sindaco qualche anno fa, era Beh, Torino è Siduliani, sempre no? stata una roccaforte radicale, cioè diciamo al nord, se non sbaglio, sempre è stata Torino la città in cui abbiamo perso la percentuale più alta, Certo, giusto, Nathalie? assolutamente sì. E infatti anche questa volta, insomma, noi guardiamo con attenzione, ovviamente, alle elezioni comunali. C'è fermento, ci sono già così, si fanno discussioni poi sulle pagine dei giornali, appunto anche Chiamparino.
gli altri esponenti del centro-sinistra si stanno già facendo nomi, insomma, quindi comunque, anche se un po' presto, già ci sono dei fermenti. Certo. Vedremo come si muoverà la situazione. E certo che Torino ha bisogno anche di una presenza radicale, lo si è visto anche con, ad esempio, con la proposta di delibera sulle unioni civili. Ne abbiamo presentato anche la proposta sul testamento biologico, la proposta di delibera su anagrafe pubblica degli eletti è stata approvata. Ovviamente noi, non essendo in consiglio comunale, abbiamo presentato proposte di delibera di iniziativa popolare, però c'è attenzione ai temi radicali, quindi credo che una presenza radicale ci dovrà essere anche le elezioni comunali. Senti, Natalia, i rapporti con una forza politica che ha sconvolto, diciamo, che ha anche causato un po' la sconfitta del centro-sinistra alle regionali, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, avete dei rapporti, ci sono delle collaborazioni su certi punti, oppure, che ho sentito Gobetti che diceva che in Emilia-Romagna stanno cercando di coinvolgere anche loro sulle questioni anagrafe pubblica, eccetera, eccetera. In Piemonte com'è la situazione? Si sono fatti vivi? Ma guarda, fino adesso non abbiamo avuto sinceramente dei grandi rapporti col Movimento 5 Stelle. Ultimamente invece si sono un po' fatti vivi dopo che abbiamo presentato le azioni popolari contro Cote Buonanno, perché forse hanno scoperto anche in questo caso un nuovo modo anche per loro di fare politica. Non sapevano dell'esistenza delle azioni popolari e ci hanno chiesto una collaborazione, quindi io credo che sia positivo. Tra l'altro sono contatti che noi abbiamo costantemente, facciamo parte anche del loro meetup, però non c'è mai stata una collaborazione, diciamo così, sul piano delle iniziative. Io spero che lo si possa avere. Loro in Piemonte il Movimento 5 Stelle ha avuto un buon risultato, è andato bene, sì, sì. È diventato anche un candidato alla presidenza della regione, per cui sono una presenza importante. Bene, Natalia, ti faccio, come sai, diciamo, questa è una trasmissione interattiva, adesso la chat è un po' dormiente e silente, però una domanda l'hanno posta e la domanda fa Domenico Letizia, che la domanda è questa: cosa riscontrano i compagni torinesi da parte della cittadinanza quando discutono di RU486, perché a Caserta, Domenico è un compagno di Caserta, ad esempio, la si confonde spesso con la pillola del giorno dopo e viceversa. In effetti è vero, questo è sintomatico della assenza di informazione, della malafede, o addirittura della cattiva informazione che viene fatta sulla RU486 e sulla pillola del giorno dopo. Qual è la reazione della gente a Torino? C'è conoscenza? Ma guarda, sì, è vero che c'è una grossa disinformazione ed è vero che molto spesso si tende a confondere la RU486 con la pillola del giorno dopo. Io l'ho visto, lo vediamo quando facciamo, non so, ad esempio quando raccogliamo le firme sulla petizione dell'Associazione Luca Coscioni per l'abolizione della ricetta obbligatoria per la pillola del giorno dopo, e lo vediamo quando facciamo i tavoli sull'informazione sessuale. C'è una grossa disinformazione, si confondono le cose. Devo dire che è una disinformazione che molto spesso nasce anche dai nostri media, che molto spesso a loro volta confondono la RU486 con la pillola del giorno dopo. È difficile, però sono temi di cui parliamo solo noi. Io capisco che ci sia disinformazione, però appunto è una cosa che deriva anche proprio dai media. Molto spesso noi mandiamo delle lettere anche ai giornali, alle stesse televisioni, per dire: però guardate, non continuate, insomma, a confondere pillola del giorno dopo con RU486, perché si confondono solamente le idee. Sì, è vero, lo riscontriamo anche noi. Ecco, un'altra domanda che ti voglio fare, diciamo che già nel corso di una nostra conversazione privata tu mi hai risposto positivamente, però ti voglio chiedere cosa ne pensi di questo strumento, quello della Web TV, e questa è la domanda che sto facendo a tutti quanti coloro che si stanno collegando per la prima volta. La tua prima impressione qual è? Ah, secondo me è uno strumento utile. Noi, te lo dico, come associazione Aliata, abbiamo pensato tante volte di fare anche i collegamenti, no? Le nostre riunioni del lunedì sera fra la sede di Torino, le province dove abbiamo dei referenti, per cui io credo che lo strumento della TV fatto in questo modo, in cui si possano mandare iniziative, dibattiti, sia uno strumento utile. È chiaro che ci vuole una diffusione capillare, ci vogliono più punti di coordinamento, e quindi ci vogliono gli strumenti tecnici anche. Ci vorrebbe un punto di coordinamento a Torino, e non sarebbe male se tu, insieme a Salvatore Grizzanti e altri compagni torinesi, creaste questo nucleo di coordinamento torinese o piemontese.
Ma guarda, ci stiamo pensando, adesso ne parleremo con Salvatore, vediamo se abbiamo la strumentazione, vediamo se riusciamo, cosa riusciamo a fare, vediamo chi riuscirà a coinvolgere, però sicuramente uno strumento utile, quindi per quanto possibile cercheremo di collaborare, di essere anche punto eventualmente di riferimento su Torino. Ecco, Nathalie, noi non so se tu sei già nella nostra mailing list, quella di tvradicale.it. Se non ci senti, aggiungerò domani. Non so se sei già nella mailing list. Pare di sì. Ah, ok, quindi avrai letto qualcosa e avrai letto che abbiamo deciso di creare, visto che siamo già un gruppo abbastanza folto, abbiamo deciso di far diventare questo gruppo che si è raccolto attorno al progetto della Web TV Militante, farlo diventare un'associazione radicale telematica. E cosa ne pensi di quest'idea? Ma sai, io sono sempre un po' scettica sulla nascita di nuove associazioni, poi soprattutto se ne parliamo a livello così. A livello radicale, però è chiaro che un'associazione telematica è un'idea per coordinare, io credo, per coinvolgere. Bisognerà vedere in che modo verrà sviluppata, bisognerà vedere come riuscirà a coinvolgere, però sì, potrebbe essere un'idea. Poi io so ancora molto poco, però potrebbe essere. Sì, l'obiettivo è quello di creare una vera e propria task force militante che è in grado di informare sull'iniziativa politica militante in tutta Italia, ma soprattutto in grado di fare anche iniziativa politica propria, attivarsi per la libertà della rete e nella rete, visti i rischi qui esposti, visti i rischi qui esposta la rete, internet e le nuove tecnologie in generale. Questa sarebbe un po' la mission dell'associazione. Un progetto ambizioso, mi sembra. Assolutamente ambizioso, infatti diventerà una grande associazione. Va Sono un po' bene. megalomane, e ho contagiato un po' di persone, questa è la cosa più Siamo in ottima preoccupante. compagnia, No, diciamo. veramente. Nathalie, un'altra domanda ti voglio fare. Cosa avete calendarizzato per il 15 di agosto, che è l'appuntamento tradizionale per i radicali con il Ferragosto nelle carceri? Cosa avete previsto a Torino? Ma guarda, allora, non ne abbiamo ancora parlato. Noi tutti gli anni, 15 di agosto, visitiamo le carceri. L'anno scorso abbiamo fatto parte anche noi a Novara, a Vercelli, a Torino, ad Alessandria del Ferragosto in carcere, quindi credo che anche quest'anno faremo una serie di visite. Non ne abbiamo ancora calendarizzate, ma a brevissimo le calendarizzeremo e le troverete sul sito dell'Associazione Aglietta. Senz'altro sarà importante, ti chiedo già adesso la disponibilità, poi magari ci sentiamo in privata sede. Sarebbe importante riuscire a fare un collegamento anche in quella giornata, proprio perché noi abbiamo previsto per il 15 agosto un'intera giornata dedicata alla questione carceraria. Siamo in contatto anche con Riccardo Arena, con l'associazione Ristretti Orizzonti, con l'associazione Avvocati per Strada, quindi saranno 8 ore interamente dedicate a questo tema. Ecco, questa è una bella idea, io vi terrò aggiornati e cerchiamo di collegarci anche noi. Perfetto, Salvatore, la domanda che vuoi fare? Ci sono domande dalla chat innanzitutto? No, dalla chat non vedo, come dicevi tu Roberto, stanno un po' sonnecchiando, magari stanno seguendo con attenzione l'intervento di Natalì, anche quelli che l'hanno preceduto. O stanno ammirando Nathalie, che è una bella ragazza, quindi Assolutamente, basta solo questo mi associo ammirarla. senza ombra di dubbio, diciamo. Quindi, pervengono, diciamo, i nostri complimenti. No, Natalì, io ti volevo chiedere, dal punto di vista dell'antiproibizionismo, cosa bolle in pentola? Ovviamente mi riferisco non solo a pillola del giorno dopo, RU, altri temi, insomma, che ci sono cari, no? Tipo proibizionismo sulle droghe, prostituzione. Ma certo, sai, noi siamo sempre attivissimi Certo. sull'antiproibizionismo, poi a Torino c'è Giulio Manfredi, insomma, che è una colonna. Appunto, domanda non a caso, diciamo. Infatti, c'è una colonna, insomma, sulla questione. Ma sai cosa bolle in pentola? Noi in questo momento a livello regionale siamo un po' bloccati con questa questione dei ricorsi, però sarebbe interessante affrontare anche la tematica dell'antiproibizionismo su tutto, nel senso anche con una regione governata dalla Lega. E siamo un po' fermi anche a livello comunale, abbiamo nei passati anni, diciamo così, ma continuato a parlare di Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, Narcosala, abbiamo presentato anche noi una mozione, proposta di delibera sulla questione, però effettivamente in questo momento siamo un po' fermi. E beh, ricominceremo a breve, questo vuol dire che ritorneremo presto sull'argomento. Giulio comunque è attivo.
con l'incisività che vi connota da sempre. Ci contraddistingue. Nathalie, una domanda che faccio a tutti i compagni e le compagne quando facciamo il primo collegamento. Quando è stato, come è stato, perché è stato che tu ti sei avvicinata ai radicali, qual è stata la battaglia che ti ha subito convinta ad abbracciare le idee di Emma Bonino e Marco Pannella? È stato un amore a prima vista, diciamo, con le idee radicali. Io diciamo così, ho sempre ascoltato Radio Radicale, ho sempre appoggiato, diciamo così, estremamente i radicali. Mi sono avvicinata come militante nel 2004, in occasione del referendum sulla legge per la seconda assistita. Sì, e poi mi sono appassionata alla Rosa nel Pugno e poi sono rimasta, sono diventata una militante, diciamo così, quasi a tempo pieno e niente, è diventata una passione, insomma, che è cresciuta e niente. Sì, è molto interessante questa cosa, perché veramente ogni compagno ha una storia a sé, insomma, anche la tua. Ma sai, perché in questo paese io ho sempre pensato che i radicali siano, forse ancora saranno, l'unico baluardo di cambiamento, fondamentalmente le tematiche, insomma, l'iniziativa, lo spirito e anche forse il metodo con cui abbiamo sempre affrontato le nostre battaglie, mi è sempre sembrato più lungimirante, ecco, di prospettiva rispetto a delle forze politiche che in questo momento, lo vediamo, sono delle oligarchie che pensano soltanto a mantenere il potere. E il messaggio, insomma, che i radicali hanno sempre portato per me era un messaggio di cambiamento, e quindi sono radicale per questo. Nathalie, un'altra domanda invece per le iniziative politiche che riguardano l'amministrazione del comune di Torino. C'è qualche iniziativa in corso, in cantiere? Sicuramente ce ne sono state nel passato, ma adesso avete previsto qualcosa? In che senso, per l'amministrazione? Per il comune di Torino, proprio visto che l'anno prossimo, abbiamo detto, ci sono le elezioni, no? A parte il discorso delle elezioni, come iniziativa politica riguardante proprio la città di Torino. E non... Noi abbiamo in cantiere giace in consiglio comunale, ma dovrebbe essere approvata, speriamo a breve, una proposta di delibera sul testamento biologico. Sì. Questa è una proposta che abbiamo presentato, tra l'altro le cui firme sono state consegnate l'anno scorso da Mina Welby e da Beppino Englaro. È una proposta di delibera che appunto dovrebbe approdare a breve in consiglio comunale, e se venisse approvata Torino dimostrerà di essere ancora una volta una città liberale dopo il riconoscimento di unioni civili. E niente, questa è una delle tante. Ma un'altra domanda: tu hai detto che ti sei innamorata della Rosa nel Pugno, secondo te è un progetto archiviato quello della Rosa nel Pugno? Scusami, è un progetto? Archiviato quello della Rosa nel Pugno o no? Ricordiamoci, tra l'altro, che ormai fra un anno ci riappropriamo del simbolo. Ma sai, il progetto della Rosa nel Pugno era un progetto in cui io, ad esempio, ho creduto e mi ha entusiasmato. Io credevo sinceramente che fosse il nuovo soggetto della politica italiana. Quando è stato, diciamo così, quando si è un po' spento, sono stata fra quei compagni che hanno cercato di tenerlo in vivo ancora per un po'. Io non credo che sia un progetto archiviato se lo si vuole intendere come un auspicio di collegamento, no? di contaminazione con altre forze politiche. E certo, però così com'era, forse sono cambiate anche le prospettive. Bisogna vedere quali... se questi sono disponibili a farsi contaminare, no? Ma appunto, il problema è sempre quello di essere disponibili a farsi contaminare, il problema è anche di come noi cerchiamo di contaminare. Certo, sarebbe bello se ci fosse un progetto di quel tipo, ma perché era un progetto che aveva una spinta aggregante anche di persone che non erano di stretta tradizione radicale, magari non erano neanche di stretta tradizione socialista. Era un progetto in cui potevano convergere anche appunto semplici simpatizzanti che volevano una rappresentanza, un canale di partecipazione. In questo senso lo rimpiango molto, devo dire, però chissà mai. Ripetibile. E come la vedi l'alleanza col PD? Sei una di quelle persone che è stata felice di questa alleanza o no?
Ma sai, il partito del Chiamiamola comunque alleanza, non è esattamente un'alleanza, ecco. chiamiamolo, insomma, sì, un fidanzamento, chiamiamolo così. Ma in fondo, insomma, l'alleanza, il fidanzamento col PD ci ha permesso di avere dei deputati, dei senatori in Parlamento. Noi abbiamo collaborato anche a livello di associazione Aglietta con il Partito Democratico. Tra l'altro, ad agosto ci sarà la festa nazionale del Partito Democratico a Torino. Noi l'anno scorso avevamo avuto uno stand nella festa del Partito Democratico per 15 giorni, quest'anno probabilmente ce l'avremo ancora, quindi comunque c'è un rapporto di collaborazione, diciamo così, da un certo punto di vista, e dall'altro il Partito Democratico ha effettivamente delle posizioni in questo momento di chiusura, perché è tutto preso da anche qui perpetuare o comunque sostituire fini di mantenimento di potere interno e logiche interne rispetto a quella che potrebbe essere un'iniziativa politica vera e propria. Quindi noi guardiamo il PD con un'ottica di collaborazione, ma di, diciamo così, censura nel momento in cui tentenna su questioni sulle quali noi non riusciamo a tentennare. Quindi abbiamo una posizione un po' più forte, insomma, Un po' un po' più, più come dire, radicale, diciamo, un po' no? più radicale, ecco, bravo. Quindi, insomma, Radicale in c'è senso questo buono, quindi non rapporto, un violento. rapporto di questo tipo. Certo. Dimmi. Salvatore, se vuoi fare tu l'ultima domanda e poi salutiamo Nathalie. No, direi che abbiamo esaurito tutti i possibili, insomma, Tutti i possibili filoni argomenti. di. Allora, ricordiamo il sito internet dell'Associazione Radicale della Daglietta. Certo, è www.associazionealietta.it. Se vuoi dare anche i tuoi contatti, o se vuoi dare l'email dell'associazione, quello che preferisci. L'email dell'associazione, che è la rosa nel pugno, guarda un po', chiocciola@hotmail.com. Se ti Perfetto, iscrivi, Nathalie. Noi ti. guarda, sul sito dell'associazione Aglietta trovate tutte le iniziative che abbiamo fatto e che faremo, gli appuntamenti, un archivio sterminato sui temi che abbiamo affrontato in questi anni. Quindi seguiteci, noi tra l'altro abbiamo anche una pagina su Facebook, quindi gli utenti di Facebook ci trovano anche lì. Quindi tutti coloro che insomma si trovano a Torino, ricordiamo che questa puntata, diciamo, di questo che abbiamo intitolato Qui Torino, o potremmo dire Qui Associazione Aglietta, sarà disponibile sul sito www.tvradicale.it in modalità on demand già da domani. Quindi in realtà non Perfetto. solo c'è la possibilità di vedere in diretta questi collegamenti, ma anche nei giorni successivi sul sito, che ha tra l'altro ottimi accessi. Bene, Guarda Nathalie. Roberto, io ricordo, se Sì. posso, ricordo ancora una cosa, visto che hai Prego. parlato di Torino. Io ricordo che il lunedì sera, tutti i lunedì sera, io credo che anche nel mese di agosto, tranne il lunedì di Ferragosto, noi alle 21 in via Botero 11F abbiamo le nostre riunioni settimanali, quindi chi volesse venirci a trovare, insomma, Quindi ricordiamo può la venire. via, qual è la via? Via Botero 11F, una traversa di via Garibaldi, chi è di Torino conosce abbastanza bene perché è in centro. Pieno centro, assolutamente sì. D'accordo, Pieno centro. Nathalie? Noi ti ringraziamo, sei stata veramente squisita e bravissima in questo Grazie collegamento e ci rivediamo presto. a voi. Sentiamo, ciao Grazie. Nathalie, ciao. Ciao, Saluto ciao. i compagni torinesi, a tutti i compagni torinesi. Ciao Nathalie. Ciao, ciao a voi, ciao. Bene, riprendiamo la linea dallo studio e adesso è arrivato il momento della conversazione, così come su Radio Radicale va la conversazione Vabbè, dai, Pannella non Bodin, non sappiamo. continuiamo con questi, diciamo, Adesso c'è, no, paragoni. vabbè, però c'è la libertaria, che è la conversazione di Salvatore Antonacci, che oggi è con Con Luigi Luigi Corvaglia, Corvaglia. teorico libertario, uno dei massimi in Italia e nel mondo e saggista affermato. Perfetto, noi chiamiamo subito Luigi Corvaglia, che già ci stava seguendo nella chat, e in questo momento Luigi, ci senti? Io sì, vi sento. Pronto? Perfetto, Salve. voi mi anche noi ti sentite? sentiamo Forte perfettamente, se ci mandi anche il video, così poi io vi lascio alla e chiaro. Ci provo. conversazione. Luigi, ci senti? Sì, io vi sento, provo Sì, adesso. no, dovresti togliere l'audio della web TV perché altrimenti c'è il ritorno.